Per la decima giornata del girone F di promozione, nel posticipo serale si affrontano Sponticciolo e Granata. I padroni di casa del tecnico Pellegrino arrivano dalla sconfitta rimediata sul campo del Sant'Ermete per 2-0. Il Granata dal pari interno 1-1 in finale con l'Assar. Scontro da bassa e metà classifica. Lo Sponticciolo vuole centrare il primo urla di stagione. Il Granata invece vuole acquisire una posizione più tranquilla e per farlo deve centrare il colpo in esterna. Arbitra la gara Dario Gherardini della sezione di Faenza, coadiuvato da Luca Angelini e Mattia Samba, entrambi della sezione di Rimini. La partita inizia subito con l'episodio chiave che deciderà il match. Ambrosini, lanciato sulla sinistra da posizione defilata, inizia un duello con il difensore Pivi. L'attaccante porta il pallone al di fuori dell'area di rigore, proteggendolo con il corpo, realizzando infine un traversone che il centrale di casa in maglia numero 5 colpisce con il braccio. Siamo al primo minuto e Gherardini assegna il penalty. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Ambrosini che spiazza Tani, portando i granati in vantaggio al secondo minuto del match. Festa grande per Ambrosini, abbracciato a tutti i compagni di squadra, gara che si sblocca dunque da subito. A quarto sono i padroni di casa a recriminare per un penalty non fischiato al direttore di gara, reo di non aver visto un tocco di mano di Kalac. Il Granata torna a rendersi pericoloso a calcio piazzato, il piede fattato di Boni costringe al volo plastico Tani, ma la sfera si perde a lato. Dall'altra parte, altro episodio in area di rigore Granata, anche in questo caso Capriotti si lamenta per una trattenuta di Lelli, l'arbitro sorvola. La replica del Granata porta al quasi raddoppio dal rapinatore d'area di rigore Caporali, sotto misura sporca il pallone. Tani distinto risponde, il pallone si alza sulla linea di porta portando la corta respinta il difensore Borgognoni, ma Caporali viene nuovamente chiuso da Tani. Da conseguente corner Boni sfiora la marcatura, ma nessuno dei compagni è pronto alla deviazione vincente. Nel finale di tempo lo Sponticciolo manovra pericolosamente palla nell'area di rigore Granata, ma è Venghi a chiudere ottimamente lo specchio della porta a Giovannelli, evitando il possibile pari. Squadra a riposo sullo 0-1. Nella ripresa Lelli arriva sul fondo, mentre al centro Tani respinge di pugno, ma Braccini mostra piedi da difensore qual è. Altra azione insistita del Granata, sullo stesso lato offensivo Caporali fa tutto bene, va via in dribbling, attraverso al centro neutralizzato da Tani grazie alla collaborazione del reparto difensivo. L'occasionissima sarà la prima per lo Sponticciolo, capita al 73esimo quando Capriotti, lanciato a rete, salta perfino Venghi in uscita, non inquadrando clamorosamente lo specchio della porta. Non è serata e si vede. L'attaccante in maglia numero 9 prova a farsi perdonare poco dopo, dialogando con Brisigotti, quale riesce a concludere verso lo specchio della porta, ma per Venghi risulta tutto troppo facile. Nel finale per il Granata entra anche Mastia, subito protagonista con questo calcio piazzato che si perde a lato. La risposta dello Sponticciolo porta la quasi gol di Fantini, pallone fuori di un nulla, mentre l'ultima chance del match porta alla firma di Mastria, ma il centrocampista, dopo aver vinto un rimpallo, alza la mira. Termina qui una gara non entusiasmante, molto maschia, giocata a ritmi bassi, ma alla fine vince chi butta dentro la sfera. Il Granata la meglio, risultando più cinico, passa in vantaggio, gestisce il primo tempo, si prende qualche rischio nella ripresa per poi confezionare il pacchetto 3 punti. Lo Sponticciolo pecca in alcune ingenuità che costano care, quando ti capitano occasionissime come quella della ripresa, se non lo getti in fondo al sacco diviene tutto più difficile.